Ospite d'eccezione oggi all'Allianz Dome, Juan Fernandez, che viene a vedere una partita di basket femminile e noi siamo emozionatissime e contentissime. Il basket femminile ha bisogno anche di testimonial che vengano al palazzetto come Juan. Era la prima volta che vieni a Trieste a vedere una partita? A Trieste sì, un po' perché ovviamente mi piace il basket, un po' perché conosco i ragazzi dietro che danno una mano alla squadra, conosco alcune delle ragazze e anche perché ultimamente mia figlia, che ha già quasi 6 anni, mi sta chiedendo cose riguardo al basket e volevo farla venire a vedere una partita di basket femminile. Le è piaciuta, ovviamente un primo tempo lei molto attenta, poi ovviamente un po' l'attenzione gira. Abbiamo visto il presidente Futuroso con un foglio in mano che hai firmato e c'era il nome di tua figlia sopra, mi sembra. Non so, non mi ha detto niente, forse hai firmato, non era un autografo, ti comunico che non era, era un precontratto. Va benissimo. Senti, dammi un tuo commento sulla partita che hai visto, sai che era una partita importantissima per continuare a sperare in una promozione futura. Che cosa ci puoi dire della partita di oggi? Sì, è stato bello, è stata una partita tosta, da quello che mi avevano fatto capire era una squadra avversaria forte che veniva da tante vittorie di fila e quindi bene, hanno difeso molto bene, difeso molto tosto e hanno anche avuto buone percentuali in attacco. Mi auguro che possano continuare avanti così e fare un fine stagione nel miglior modo possibile. Ecco, Juan in queste settimane appena finito, sappiamo, l'avventura playoff dell'Allianz, resterai a Trieste, che cosa farai nelle prossime settimane, nei prossimi mesi? Quali sono i tuoi programmi? Sì, ovviamente adesso iniziano i movimenti di mercato, ma io ho un anno in più di contratto qua. Sì. E io sto bene, la famiglia sta bene, quindi sono contento di restare. E poi ormai hai firmato un contratto, quindi Futuroso, non puoi andare più via da Trieste, no. Sicuramente non tua figlia. Mia figlia rimarrà. Grazie mille. A voi.